Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui con voi per parlare della sezione che riguarda la moda su questo canale. Oggi però diciamo che questa è una parte un po' più divertente, un po' più chiacchiericcia, di critica, perché appunto vi parlerò dei 10 capi che personalmente non sopporto, anzi no scusate, no dei 10 capi, delle 10 tendenze moda, che possono anche, soprattutto non capi, ma proprio tendenze, mode, che io non sopporto assolutamente e spero... Anzi ragazzi, spero che mi facciate sapere, ma vi incito a farlo. Fatemi sapere invece qual è la tendenza che voi più odiate, non sopportate assolutamente. Lasciatemelo scritto nei commenti. Allora, la prima tendenza che odio assolutamente, che sta andando tantissimo in questo periodo, è senza dubbio l'indossare il seno nudo sotto capi trasparenti, molto sottili, che lasciano intravedere appunto quello che c'è sotto. Questa è una tendenza che io odio assolutamente, non mi piace per nulla, né se abbiamo un seno grosso, assolutamente, né se ce l'abbiamo piccolo, né se non ce l'abbiamo proprio. Sinceramente mi fa senso vedere, troppa trasparenza. Proprio che sembra che siamo quasi nude praticamente. Quante volte ho detto praticamente? E quindi veramente non mi piace. Spesso, se vogliamo ricondurlo a qualcuno, magari metto qualche foto. Chiara Ferragni lo fa spesso, indossa spesso il seno nudo, appunto perché ce l'ha molto piccolo, quindi se lo può permettere, non ha bisogno di reggiseno eccetera. Però comunque veramente è una cosa che non mi piace, la trovo alquanto volgare, proprio poco carino e con poco stile. Appunto, come vi ho detto magari qualche volta in qualche post, questa cosa ci sta una sfilata, ma proprio se vogliamo, però a me non piace proprio, ragazze. Veramente non mi piace e sta prendendo un sacco piede, soprattutto appunto figuriamoci poi quando il seno è grande, che veramente cioè non è, è abbastanza indecente secondo me. Poi soprattutto, ecco, ora che ci penso, pure questi seni rifattissimi, quindi che stanno su così due bocce sotto a ste magliette che si vedono tale e quale. Fatemi sapere che ne pensate, ma è una tendenza che assolutamente odio e sta assolutamente nel primo posto. Non l'ho messa appositamente perché appena ho pensato a questa rubrica, a questa diciamo 10 tendenze, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Anzi, forse l'ho fatta proprio per questa cosa, che ho detto, ma oltre a questa cosa che odio ce ne sono altre, quindi mi è venuta in mente queste 10 tendenze in modo orribile di metterlo su, insomma. Andiamo con la seconda tendenza che sta spopolando sui social, ovviamente come sempre tutte le tendenze sfociano. Vabbè, allora non so parlare. Quando voglio parlare veloce mi impappino. Comunque, che si vedono soprattutto sui social praticamente, quindi le tendenze dove vanno su Instagram, sui blog, sulle foto su Facebook, eccetera, eccetera. Vabbè, sto parlando dei calzini con il fiocco. Li abbiamo visti in tutte le salse, in tutti i modi, chi più ne ha più ne metta. Ma adesso sono arrivati anche da Calzedonia, che li ha fatti anche in più versioni, è uscita anche già due volte con diversi colori di calzini. Ragazzi, vi devo dire che io so che un sacco di voi li ameranno sicuramente, infatti veramente li amano praticamente tutti, però a me, devo dire la verità, non mi piacciono. Eppure potrebbe sembrare strano a chi mi conosce, perché comunque io sono una abbastanza romantica, mi piacciono le fasce romantiche, comunque gli accessori, le gonne ampie, insomma non sono una sobrissima, perché comunque mi piace la moda, mi piace usare anche, ok, però questa tendenza non mi piace perché la trovo veramente eccessiva, davvero. Poi soprattutto, ragazze, perché vengono abbinati molto male. Ho visto degli abbinamenti orribili, perché prendono questi calzini e li abbinano praticamente con qualsiasi altra cosa, quindi cioè, per dirvi, se li mettono con un outfit che magari non c'entra nulla col calzino col fiocco. Quindi a parte il fatto che non mi fanno impazzire, cioè non mi piacciono, perché li trovo abbastanza proprio infantili, non mi piacciono assolutamente. Quindi questo è un mio gusto personale, però almeno abbiniamoli bene, decentemente, cioè con un outfit che li enfatizzi, che li faccia star bene nel completo. Invece davvero trovo che la gente se li metta proprio senza senso, anche poi donne adulte che sinceramente non ce le vedo proprio, non mi piacciono. Terzo must have di tutte le ragazze fashion degli ultimi tempi sono sicuramente le unghie lunghissime da strega, quelle unghie orribili. Ragazzi, scusate se qualcuna di voi le adora, però è un mio gusto. A me non piacciono assolutamente, le trovo che involgariscano la figura, trovo che siano eccessive, poi sono difficili da utilizzare, perché magari se vogliamo cucinare, se vogliamo fare qualcosa in casa, veramente ci
impossibilitano tutto, non so se si può dire, cioè ci rendono difficile qualsiasi cosa, e poi sono veramente brutti, no, ragazzi, veramente non mi piacciono. Poi soprattutto quando hanno le forme più strane, magari proprio appuntite a strega, oppure non lo so, nei colori, con mille brillantini, mille brillocchi, mille... non lo so, qualsiasi cosa ci mettono sulle unghie, e questa è una tendenza che assolutamente non mi piace, la trovo assolutamente kitsch, eccessiva, veramente non mi piace. Poi soprattutto lo riescono a fare, soprattutto anche perché utilizzano gel, quindi vediamo queste unghie che praticamente hanno una vita a sé, perché sono gigantesche, se le pesiamo pesano più, non lo so, delle nostre orecchie, quindi veramente questa è una tendenza che assolutamente non mi piace. E andiamo al prossimo punto. Quarto punto, le ciglia finte spropositate. Sempre il stesso discorso, l'eccesso. A me non piace l'eccesso quando appunto non fa altro che aggravare la situazione. Quindi queste ciglia finte gigantesche che praticamente non vengono, molto poco spesso trovo che le persone, le makeup artist, le ragazze a cui piace il trucco eccetera eccetera, quindi che sono proprio intenditrici, riescano bene ad equilibrare e a scegliere le ciglia finte in base all'occhio, perché ragazzi è molto importante questo. Comunque in base all'occhio che abbiamo dobbiamo scegliere delle ciglia adatte, perché a volte vedo delle ciglia che arrivano praticamente sotto le sopracciglia e coprono anche tipo i trucchi, quindi non si vede niente, oppure ciglia troppo lunghe che quindi alla fine dell'occhio, magari non avendolo troppo alzato, vanno soltanto ad appesantirlo, a chiuderlo. Quindi trovo che davvero eccedendo su questo lato non si pensi invece all'esteticità per il quale invece sono state create. Quindi non mi piacciono le ciglia finte eccessive e scelte male per il tipo di occhio praticamente. Andiamo avanti. 5, praticamente l'accumulo compulsivo di bracciali. Non mi piace quando, e questa cosa va molto di moda anche qui, la gente si mette 47.000 bracciali in fila, ma soprattutto quando sono bracciali non è che uno se li mette per una serata, perché l'accumulo, come si dice, l'accumulo, oddio, intenzionale ci sta, perché molte volte l'accumulo è anche bello nell'ambito moda, però quell'accumulo invece persistente, cioè che dalla mattina alla notte, a quando ci facciamo la doccia, la gente si tiene questi bracciali che praticamente fanno parte della propria vita, e questo non mi piace, perché a parte che veramente ce ne sono fastidiosi secondo me, poi magari si rovinano, poi ecco ci condizionano, perché appunto magari se siamo un po' più eleganti tutta questa armaia di bracciali non mi piacciono, quindi diciamo che non li preferisco. Mi piace l'accumulo se pensato, se fatto apposta, però non perenne e persistente praticamente. 6, i plateau, che sono praticamente dei palazzi, questi plateau immensi, e tante ragazze non capiscono che invece magari soprattutto le più bassine li indossano perché pensano di portare il tacco meglio, quindi di riuscire a indossare tacchi molto più alti e diciamo stare normale, non essere appunto impedite nel camminare. Però ragazze davvero a volte non facciamo che l'opposto, cioè indossando questi plateau giganteschi che sono praticamente come le scarpe delle braccia, non facciamo altro che appesantire la nostra figura e renderla ancora più tozza, perché sembreremo dei nani da giardino con sotto una mattonella, non lo so. Quindi davvero cerchiamo di essere eleganti, quindi di scegliere anche il plateau, a volte nelle scarpe ci sta bene, quindi magari, però per dirvi, ecco una cosa che non mi piace, il plateau gigante con un tacco a stiletto, con un tacco sottilissimo a spillo, cioè questo è proprio orribile. Allora se il tacco si ingrandisce, magari possiamo ingrandire anche un po' il plateau, però cerchiamo di non eccedere, perché davvero se no otteniamo un effetto orribile. Quindi questo è un altro punto, un'altra tendenza che non mi piace assolutamente. 7º punto, sicuramente le sopracciglia tatuate. Con questo non voglio dire tutti i tipi di sopracciglia tatuate, ma ovviamente quelle fatte male ce ne sono tantissime, ragazze, cioè veramente 2 su 3 per dirvi sono fatte malissimo, e la cosa grave è che appunto siano tatuaggi e quindi cioè non possiamo manco poi aggiustarle, veramente orribili. Trovo in giro gente con sopracciglia tatuate, non lo so, per dirvi, ad Alissima di Gabbiano, tipo così, che guardate, cioè, immaginate, ecco, se io avessi tolto questa sopracciglia mia naturale e avessi messo una sopracciglia così, cioè
veramente, cioè, assurdo. Non so, sembrere sempre con l'espressione così orribili, quindi veramente le trovo brutte, che appesantiscono, poi alcune volte di colori nero, 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 oppure molte volte ho sentito parlare di, io poi non essendo intenditrice di queste cose, non le so perché non mi interessa, non le so queste cose, però ho sentito dire che appunto il tatuaggio per le sopracciglia non sia lo stesso del tatuaggio normale, perché appunto debba andare un po' a schiarirsi poi col tempo e rifarsi ogni tanto, ecco, per non essere così eccessivo come il tatuaggio. Invece la gente se lo fa come il tatuaggio normale, tipo nero carbone, eccetera, eccetera. Quindi le sopracciglia tatuate male sono veramente, va di retro. Numero 8, strappi indecenti sui jeans. Questa cosa non mi piace perché davvero a volte penso, ma non ne abbiamo bisogno, cioè la cosa bella della donna è, arriva anche se non ci spogliamo, anzi a volte soprattutto se celiamo delle cose, e mettere spudoratamente a bella vista, sedere o cose, non mi piace, ecco, appunto anche perché non è fatto bene secondo me in questo caso. Quindi quando è fatta bene la scollatura a me piace tantissimo, quando è anche profonda. Non pensate che io sia una suora che vado girando così, assolutamente, cioè d'estate mi scollo tantissimo, mi piace, però ecco, secondo me le cose vanno fatte bene, senza eccedere, senza voler strafare, ecco, involgarendosi, e quindi gli strappi esagerati non mi piacciono, soprattutto quando sono troppo espliciti e magari ci lasciano un intero culo di fuori praticamente. Nono e penultimo, penultima tendenza che odio, che va tanto purtroppo, è sono le basi viso carichissime. Questa cosa ovviamente va tanto sui social, scusatemi, ma il telefono squilla. Ciao Chiara, se guarderai questo video, sei tu che mi stai scrivendo, che mi vuoi vedere domani, ci vedremo perché non devo lavorare, ok? Stavo dicendo, quindi queste basi stucchevoli proprio da Photoshop, che io vi giuro ragazze odio, non mi piacciono assolutamente. Mi rendo conto che a tanti piacciono, perché appunto molte youtuber, soprattutto i straniere, si stuccano praticamente il viso, si mettono il catrame in faccia. Questa cosa la trovo bruttissima, poco femminile, poco elegante, non mi piace per niente. Ultima, ma non per importanza, le modifiche eccessive in foto, viso, espressioni, fisici stravolti. Ah sì, ovviamente, poi ve le scrivo le cose belline tutte spiegate, così vi dico perfettamente quello che avevo pensato di dirvi. E sì ragazze, cioè ormai in questo periodo, in questo momento di vita, in questo, ecco, periodo sociale, siamo troppo schiavi di, cioè veramente ormai non si vede una foto decente senza un filtro, senza niente. Ma ok, il filtro carino che ci illumina la foto, che ecco ci rende più bello il paesaggio, più colorato di quello che è nella realtà, non lo so per dirvi, ok, il filtro che ci elimina i brufolacci orribili, che veramente ci rovinano tutta la faccia, per dirvi, ok, perché è una cosa bellissima, ecco, farci una foto, eliminarci un brufo, diciamo, ah che bello, almeno non si vede, prima era una tragedia farsi le foto con questi brufoli orrendi, poi si sarebbero visti, vabbè, parentesi, no, ma non come ora che ormai non c'è una foto in cui siamo noi, non parlo di noi, vabbè, in generale, parlo delle, ormai ovviamente, le starlette, se così vogliamo chiamarle, del momento, cioè davvero non c'è più una foto normale in cui una persona è naturale, sono solo foto ritoccatissime, ma che poi ma lì fatto male, un Photoshop fatto male, lasciatelo fare ai fotografi per decenti, professionisti, perché questi Photoshop orribili in cui praticamente tirando qua tiriamo pure lo sfondo dietro, non lo so. Cioè cerchiamo di limitarci, perché veramente si sta perdendo il controllo, e poi soprattutto si sta perdendo il controllo anche di noi stessi, perché ora vi dico una cosa, per esempio a me questo fatto di ritoccare le foto non piace tanto, anche perché poi è come se mi screditassi, nel senso, se io mi faccio il naso di 20.000 cm più piccolo di quello che è, mi faccio le labbra giganti, mi allungo l'occhio, ok, faccio questo, mi corcio il mento, mi allungo l'orecchio, alla fine sono un avatar nella foto, e quindi dico, per fare tutto questo vuol dire che faccio schifo, e quindi fa abbassare la mia autostima invece che alzarla, quindi preferisco pubblicare una foto in cui magari, ecco, per dirvi, a volte non mi modifico manco tutti i 100 brufoli, se in dei periodi ho 100 brufoli. Mia sorella dice, ma che metti la foto in cui si vedono i brufoli, cioè una foto in beauty, ok, questo è vero, a volte sì, magari soprattutto le prime volte che pubblicavo le foto non ci pensavo, quindi questo sì, però modificarsele al punto tale da non sembrare neanche più noi stesse, no ragazze, perché non facciamo altro che svalutarci, sentirci sempre inferiori, quando invece in realtà non è così. Quindi dopo questa
lezione di vita, ragazze, fate così perché altrimenti vi picchio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato simpatico. A me è piaciuto tanto farlo, mi sono divertita, spero anche voi. E non dimenticate di lasciarmi scritto quali tendenze voi date di più. E magari, ecco, se voglio fare un altro video, le metto insieme anche le vostre. Non lo so, magari mi fate venire in mente cose che non ho pensato di inserire. Arrivate a 10, magari non ho messo altro, anche se magari mi sarebbe venuto in mente appunto altro. Quindi niente, io spero che vi faccia piacere lasciarmi un commento e lasciarmi un like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se non lo siete già e seguiteci sugli altri social se già non lo fate. Vi mando un bacissimissimo e ci vediamo al prossimo video.